prevedere continui esempi di illegalità. Come poter trasmettere ai ragazzi un esempio di legalità senza comunque darla? Non è facile in un giorno solo, questo è normale. Forse bisognerebbe cominciare a dirlo ai ragazzi da quando cominciano la scuola, cioè mettergliela in testa, sì, dalla prima elementare, alla seconda, alla terza, con gradualmente far capire che il mondo è fatto di regole. Le regole non sono il contrario della libertà, sono l'assoluto succedaneo, il completamento della libertà, se no non potremmo mai vivere insieme. Ci sono delle regole sbagliate, delle regole giuste, delle regole che possono essere accomodate, delle regole che non possono essere accomodate. In un campo di regole legale che parte naturalmente dalla coscienza che siamo tutti uguali al mondo e che abbiamo tutti gli stessi diritti, si può andare avanti per stabilire un plafond dei cui ragazzi si possono anche innamorare, perché questo è il fondamento. La regola non deve essere presa come un'oppressione, deve essere presa come qualcosa che serve a tutti per avere gli altri più vicini, per avere gli altri, per considerare meglio gli altri. Quali valori trasmettere ai giovani per infondere la cultura della legalità? Ma i giovani oggi sono bombardati da tantissimi messaggi. Non è facile trasmettere, direi, messaggi, perché penso che i giovani non credono molto alle parole, ai messaggi o altro. Penso che l'importante è dare degli esempi. Ma chiaramente i giovani oggi penso che hanno così tanti cattivissimi esempi di non legalità davanti a loro che dobbiamo rimuovere prima di parlare di legalità, fra i quali io ritengo che finché avremo una situazione dove metà del genere umano è costretta a vivere in condizioni davvero assurde, finché avremo 40 milioni di persone all'anno che muoiono di fame, mentre noi alle nostre vacche europee diamo 2 dollari e mezzo a testa al giorno e ogni vacca americana ne ha 5, mentre 3 miliardi sono costretti a vivere sotto i 2 dollari al giorno, i giovani davanti a questo messaggio capiscono molto bene che tutti i bei discorsi che noi facciamo sono discorsi se non si mette se non si fa un minimo di giustizia a questo mondo. Quindi il primo discorso è davvero che ogni uomo e ogni donna a questo mondo abbia il minimo per potersi dire uomo e donna e con i mezzi tecnologici che abbiamo, con le ricchezze che abbiamo. Oggi questo si può ottenere ed è questa la prima cosa che i giovani penso attendano da noi. Ci sono, per quanto riguarda la giustizia, problemi di efficienza. I processi non finiscono mai. I magistrati vorrebbero che la giustizia funzionasse meglio. Invece per la giustizia si spende troppo poco. Il ministro dice che spende più di quanto non si sia mai speso in precedenza. Sarà come sarà, sta di fatto che non ci sono i soldi per le fotocopie, non ci sono i soldi per la stenotipia, si devono rinviare udienze perché non c'è personale ausiliario, si sono fermati importanti programmi di informatizzazione degli uffici. E i magistrati vogliono invece che le cose funzionino perché vogliono rendere un servizio adeguato. Hanno persino proposto i magistrati dei controlli quadriennali sulla loro produttività, con riduzioni dello stipendio di chi non produce abbastanza. Non c'è categoria sindacale al mondo, io credo, che abbia mai fatto proposte simili per i suoi associati. I magistrati accettano la sfida della professionalità perché vogliono funzionare, nel tempo stesso chiedono di poter funzionare in maniera uguale per tutti. Non è un problema dei magistrati. I magistrati, certo, lavorare in un modo o lavorare in un altro non è indifferente, ma il problema è lavorare in maniera uguale per tutti, che non ci siano cittadini di serie A, cittadini di serie B. Che non ci sia qualcuno che mi comanda di fare una cosa perché a lui conviene questa e mi comanda di farne un'altra perché vuole far del male a qualcuno. E questo non è un problema di destra o di sinistra, non c'entra niente, è un problema di architettura costituzionale. Non c'entra chi governa oggi, chi ha governato ieri, chi governerà domani. È un problema di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La riforma dell'ordinamento giudiziario, noi riteniamo, crea dei problemi, gravi problemi su questo versante, di qui lo sciopero. La separazione delle carriere tra PM e giudici? La separazione delle carriere di fatto nel progetto di riforma è una separazione, anche se si parla di distinzione delle funzioni. Gira di gira porterà il pubblico ministero nell'orbita del potere esecutivo del governo. Il governo potrà legittimamente con questa riforma impartire ordini, però
e il magistrato li dovrà eseguire. Conviene in un paese come il nostro, con tanti problemi che abbiamo ancora, di corruzione, di scandali finanziari, di rapporti tra mafia e politica, con della gente che non vuole essere considerata uguale agli altri, non vuole che la legge si applichi a loro come a tutti gli altri. Conviene o non conviene? Io ritengo di no, così ritengono i magistrati. Ecco perché la separazione delle carriere, che di per sé stessa è una scelta come tante altre possibili, nello specifico del nostro paese oggi potrebbe rappresentare un arretramento. Grazie. Ecco, la legge è uguale per tutti, secondo lei, o è uguale per gli uguali in Italia? La legge dovrebbe essere uguale per tutti, la magistratura cerca di applicare in maniera rigorosamente uguale per tutti. Ci è riuscita in maniera particolarmente intensa una decina d'anni fa con Tangentopoli, Mafiopoli e quant'altro. Da quel momento sono cominciate le reazioni. A qualcuno che la legge sia uguale per tutti non piace e conseguentemente i magistrati che cercano di applicare in maniera uguale per tutti sono diventati un obiettivo. Per concludere ancora una cosa, procuratore, si cerca giustizia, si trovano le leggi. Beh, non ci può essere giustizia senza le leggi, ma le leggi devono essere pensate avendo come punto di riferimento interessi di carattere generale. Altrimenti invece di fare giustizia fanno gli interessi di questo o di quello. È uscito da poco il suo ultimo album, Rotary Club of Malindi. Personalmente l'ho già ascoltato e mi ha colpito la canzone per esempio della Donna Kamikaze. Questo album come nasce? Un concept album? Cioè c'è un filo conduttore che lega tutti i pezzi o è nato in un altro modo? Sì, non è un album sulla legalità, questo no, quindi non c'entra con oggi, però è un album su come ci si riappropria della propria vita. Perché è un album che parte da una crisi di coscienza, da alcuni problemi notevoli della vita, poi da un viaggio bellissimo in Africa che riporta serenità, riporta dolcezza e riporta anche bene belli ricordi, cioè anche le persone del passato non sono più viste con angoscia, ma viste come una continuità nell'esistenza. Ovvero, come dire, c'è sempre l'alba dopo il tramonto, come dire, la sera non fa finire il giorno, ma c'è anche il giorno dopo.